Le review di Cellular Le review Magazine. di... Ciao ragazzi, rieccoci qui con la seconda parte del software tour del nostro HTC Desire. Quest'oggi, in questo video, daremo un'occhiata a quelle che sono un po' la navigazione internet, il comportamento della fotocamera ed anche la riproduzione video. Quindi, abbastanza, a parte la navigazione internet, sarà un'analisi della parte multimediale. Per l'occasione ho impostato questo widget di HTC con i segnalibri. Infatti, con un semplice tap abbiamo sotto mano tutti i nostri preferiti. Come potete vedere, adesso stiamo navigando nella pagina del nostro forum. Avete visto, caricamento pressoché istantaneo, davvero molto veloce, ovviamente multitouch. Facciamo una piccola prova. Zoomiamo al massimo e vediamo se con lo scroll ci sono degli impuntamenti. Come potete vedere, non ce ne sono. Niente di niente, davvero ottimo. Un ottimo lavoro da parte di HTC per quanto riguarda questo dispositivo. Andiamo a vedere se diamo un'occhiata alle nostre sezioni. Ad esempio la sezione HTC Android. Come potete vedere, caricamento velocissimo, anche se non è ancora finito il caricamento, possiamo già utilizzare il multitouch e vedere tutte le nostre informazioni. I nostri post, ecco qui, davvero niente male. Ma adesso vi voglio far vedere come si comporta in un sito che ha contenuti flash, ad esempio youtube.com. Andiamo come al solito a tappare sul nostro bookmark o segnalibro, che dir si voglia. Come potete vedere, sta caricando, caricamento veloce anche del contenuto in flash. Zoomiamo un attimo e proviamo a riprodurlo. Eccolo qui, è partito. Ok, direi che possiamo anche fermarlo. In questo caso. Va bene, non è perfetto, torniamo indietro. Come avete visto, anche se questo terminale è provvisto di Android 2.1, grazie a una stretta collaborazione tra HTC e Adobe, hanno sviluppato un HTC Flash Player che consente di visualizzare contenuti in flash anche sui dispositivi con Android 2.1. Ok, adesso diamo un'occhiata alla nostra fotocamera. Tappiamo sul pulsante dei programmi. Ecco qui la fotocamera. Come potete vedere, lo sfondo è bianco, non abbiamo niente. Facciamo una foto. Togliamo il nostro oggetto. In questo caso, poiché la luminosità era abbastanza potente, non c'è stato, non vi è stato l'utilizzo del flash. Come potete vedere, dettagli abbastanza definiti, davvero soddisfacente per questa fotocamera che ricordiamo essere da 5 megapixel con flash LED ed autofocus. Come potete vedere, questa è la gallery. Istantaneamente potremmo utilizzare la nostra foto e condividerla su Facebook, Flickr, Gmail ed altri, gli altri social network. Torniamo indietro, anzi prima cancelliamo la nostra immagine e diamo un'occhiata a quelle che sono le impostazioni. Come potete vedere, abbiamo l'opportunità di registrare un video o di scattare una foto, come abbiamo fatto. Possiamo regolare la luminosità,
Qui abbiamo il contrasto, i profili, nessuno, scala di grigi, seppia, negativo, solarizza, posterizza e acqua. Devo dire che manca quello notte, però ho provato anche a girare video e a scattare foto e il risultato è soddisfacente. Non si sente la mancanza di un profilo di tipo notte. E infine abbiamo le impostazioni dove possiamo regolare la risoluzione, l'ISO e quant'altro. Niente male. Chiudiamo. E come potete vedere, se io sposto l'oggetto, posso puntare l'autofocus su un determinato punto. Oppure utilizzare lo zoom. Niente male. Torniamo indietro. Vi voglio far vedere inoltre un'altra bella cosa che è possibile fare con questo terminale, però tramite l'ausilio di un software di Google. Il software di cui vi sto parlando si chiama Google Goggles. Google Goggles non è altro che un software che riconosce qualsiasi tipo di scrittura o di logo e fa una piccola ricerca su internet e vi fa visualizzare tutte le informazioni che riguardano quel logo o quella scritta. Ad esempio, qui ho una business card dell'Nvidia. Andiamo a vedere come si comporta. Semplicemente scattiamo una foto al logo dell'Nvidia. Eccola qui. Vediamo che adesso la analizza. Ecco qui, ha trovato su internet il logo dell'Nvidia, Welcome to Nvidia. Come potete vedere abbiamo il sito internet di questa azienda. Proviamo con un altro tipo di volantino. Vediamo, in questo caso è un volantino con delle scritte, con un numero di telefono, vediamo se riusciamo a far riconoscere, un attimo solo, è difficile con la fotocamera davanti, vediamo se, ecco qui, in questo caso sta analizzando, vediamo cosa ci dà, ha trovato anche qui, in questo caso ha trovato l'altra azienda. Se invece avremo il biglietto da visita di una persona con numeri di telefono e quant'altro, ci sarà richiesto se vogliamo aggiungere questa persona ai contatti e le informazioni verranno automaticamente importate. Come ultima cosa, volevo farvi vedere come si comporta questo terminale, anzi il processore di questo terminale, per dirla tutta, con la riproduzione di un video in alta qualità. In questo caso, ecco qui, utilizziamo Rock Player. Rock Player, che è un programma che non è disponibile sul market, ma che è facilmente individuabile via internet. È un player che ci consente la riproduzione di filmati AVI, DVX e quant'altro. Andiamo un po' a vedere. Ecco qui, abbiamo messo schermo intero. Come potete vedere, riproduzione molto alta, 29 fps. Sullo schermo AMOLED poi è davvero uno spettacolo vedere dei video. Vediamo se troviamo un momento. Bene, possiamo anche sospendere. Niente male.
Bene, direi che anche per la seconda parte è tutto. Un saluto da Nicolò alias Nico89 per www.cellularmagazine.it.